Era in linea con i giorni scorsi 210, è il 60% però del totale dei nuovi contagi. E allora qui viene il punto, no, Sileri? Perché uno a voler essere un po' malizioso e poi anche semplicemente a leggere stamattina il presidente Rossi, che non è un passante, il presidente di una regione importante come la Toscana, e il presidente Rossi dice, vabbè, alla fine noi dovevamo assolutamente aspettare ancora una settimana. Si è ceduto alla pressione della Lombardia perché magari bisognava fare aperture differenziate e si è ceduto alla Lombardia perché la Lombardia pesa, è così? No, questo è proprio a voler pensare male, a dire il vero. No, non è assolutamente così. Si tratta di un'analisi accurata dei dati che arrivano alla Protezione Civile e al Istituto di Sanità che mostrano una diminuzione. Io sono sempre stato molto critico nella comunicazione dei dati giornalieri, perché voi avete detto bene nel servizio, quando si comunica un tampone positivo andrebbe visto a chi è stato fatto quel tampone, è un operatore sanitario, se era diagnostico, se non era diagnostico, quando è stato fatto, perché è come quando fai l'analisi del sangue, se io oggi faccio il tampone e il risultato ce l'ho fra una settimana, non sono positivo fra una settimana, sono positivo oggi. Altra cosa, sono dei tamponi fatti nell'RSA perché è la coda delle infezioni passate per l'RSA oppure no? Si tratta di pazienti che hanno fatto un test sierologico perché finalmente è disponibile un po' ovunque, i risultati positivi sono andati a farsi il tampone e quindi sono risultati positivi, questo potrebbe spiegare in linea teorica anche la bassa carica virale. Ora, se i dati non vengono presentati così e vengono presentati giornalmente, sono fuorvianti. Ha detto bene Nino Cartabellotta, mettere, e questo ovviamente l'avevo già detto pure io settimane fa, Nino Cartabellotta, stiamo parlando della Fondazione Gimbe, la quale Gimbe però diceva che la Lombardia non doveva riaprire, ad esempio. Ha detto che lui, le parole che ha usato anche ieri sera, che diciamo eravamo insieme in una trasmissione, ha detto sul filo del rasoio. Su questo non sono d'accordo, perché l'analisi che abbiamo fatto noi mostra dei dati che sono, diciamo, in linea con gli altri di altre regioni e soprattutto la riapertura in sicurezza. Dobbiamo però fotografare un'altra situazione. I dati vengono monitorati su 21 parametri principali. Sì. E vengono monitorati ogni settimana. Ciò non esclude che se sarà un aumento da qualche parte, questo dovrà necessariamente portare a un passo indietro, magari per cioè si può tornare indietro a chiudere. Sì, non senta, mi dice esattamente Sileri che cosa voleva dire Walter Ricciardi quando ha detto che i dati non sempre sono attendibili? Esattamente quello che diciamo, servirebbe un'accuratezza maggiore che oggi sicuramente c'è rispetto a un mese e mezzo fa, quando, due mesi fa, quando i numeri erano altissimi, anche controllare quei dati poteva essere più difficile per volume, significa avere un'accuratezza sul giorno, su chi è stato fatto il campione. Sì. E anche nella trasmissione, cioè rendere i dati quanto più omogenei. No, è che siccome nel frattempo abbiamo preso decisioni importanti, cruciali direi, come la riapertura tra regioni, mi dico, se abbiamo consapevolezza che i dati sono dati un po' a casaccio, se no, abbiamo consapevolezza, no vabbè, esagero, che non sono sempre attendibili. No, lo dico come l'ha detto Ricciardi, che non sono sempre attendibili. I dati di oggi sono molto, diciamo, molto attendibili, si può sempre migliorare, questo è evidente. Però vedete, il numero di coloro che risultano positivi sono davvero esigui. Ora, se Rossi dice di aspettare un'altra settimana, può avere un senso per avere un ulteriore report, ma i tre report precedenti, cioè quello uscito venerdì e quelli delle due settimane precedenti, mostrano un notevole miglioramento. Sì, cioè, aspetti Sileri, però aspetti, prego. La interrompo solo per completare le cose, no? Poi mi dicono, perché c'era stata una fase in cui Greco non ci sentiva, adesso mi dicono che Gerardo Greco ci sente perfettamente. È sì. Così?